Ragazzi, voglio raccontarvi il mio viaggio americano da travel blogger. Ciao ragazzi, sono Yader Fabbri, nutrizionista e divulgatore scientifico, ormai ex nutrizionista. Ragazzi, ho deciso, voglio fare il travel blogger. Ho capito perché tutti lo vogliono fare, perché è una pazzesca. Quindi ho deciso di cambiare carriera e darmi ai viaggi on the road, solo per raccontarveli. Quello che vi voglio raccontare in questo video sono piccole cose che ho notato in questo viaggio. Un po' come nel mondo della nutrizione, tutti mangiando e mangiando quotidianamente si sentono, o a volte fanno, i nutrizionisti, anche in questo caso, viaggiando, chiunque viaggia, dopo un po' si sente un po' travel blogger. La cosa che però invece voglio farvi notare in questo video non è altro che le piccole cose che mi hanno stupito e alcune osservazioni che mi hanno colpito nel mio viaggio americano. Una cosa che mi ha colpito subito dal primo giorno della mia vacanza americana in California è stato il netto contrasto che c'è tra l'obesità dilagante e l'attenzione verso il benessere, l'healthy food, i cibi addizionati di proteine, i cibi senza zuccheri, i cibi legati ad alcune alimentazioni keto. Dall'altra parte invece l'obesità la si vuole combattere parzialmente perché magari esistono dei cibi a basso tenore di grassi e poi invece sono tutti addizionati zucchero, i quantitativi sono enormi, ai supermercati esistono dei carrellini elettrici per portare in giro i grandi obesi per permettergli di continuare a mangiare e a comprarsi delle cose appunto diciamo addizionate di zucchero e poco healthy e sicuramente che peggiorano il loro stato di salute. Quindi questo netto contrasto è una cosa che forse per deformazione professionale mi ha colpito sin da subito. Viaggiando per le strade della California in mezzo ai frutteti o in mezzo alle piantagioni di verdure che hanno in questo stato, a volte si incontrano dei piccoli shop dove una persona arriva e può acquistare quello che vuole, ma in realtà non c'è nessun venditore che fa questo, perché tu lasci direttamente self-service i tuoi soldi all'interno di un'urna e prendi quello che hai deciso di prendere. Direi che in Italia questa cosa qui non so se può funzionare, in alcuni paesi europei esiste, ma qua è tutto basato sulla fiducia. Come vi dicevo, una cosa che mi ha colpito particolarmente e anche positivamente è che nei supermercati mi sentivo come a Disneyland. Veramente si può trovare di tutto, certamente prodotti addizionati di zucchero, quindi poco dietetici eccetera, ma dall'altra parte si può trovare tutti gli integratori che uno vuole o ricerca e si possono trovare anche moltissimi alimenti dietetici anche legati a delle tecniche dietetiche, dalla paleo alla keto alla low fat alla dieta zona. Qualsiasi tipo di alimento legato a una tecnica dietetica oppure anche per esigenze particolari, vegetariani, vegani, oppure anche per chi ovviamente come nei mercati italiani ha altri tipi di problematiche come il glutine o altre cose. Quindi questa cosa di avere dei supermercati forniti di qualsiasi tipo di prodotto da una parte disorienta un po' il consumatore, ma se il consumatore è un consumatore più cosciente e più attento e ha una base di cultura alimentare, certamente ha molte più possibilità rispetto a alcuni supermercati anche europei. Ore 12:27, risaputo che alle 12:27 la giornata è nella sua fase più fresca. Tutte le persone, ovviamente, come vedete, rientrano dal trail della mattina. Noi cosa facciamo? Ovviamente ci avventuriamo in questo trail nel momento più fresco della giornata. Quindi risultato, ci facciamo un bel trail, il mio piede praticamente tutto bello imbalsamato, bloccato, e per arrivare al Delicate Arch, al Arches National Park. Vediamo,
preso su 4 litri di acqua e anche il berrettino. Ragazzi, rientrato vivo, tutto ok. Comunque, come avete visto, ne è valsa la pena. Una cosa che dovete assolutamente fare quando venite a Los Angeles è tutta la ciclabile che va da Redondo Beach fino a Santa Monica e oltre, si può andare anche oltre Malibu. Fino a Santa Monica più o meno sono 16 miglia. Vi ho noleggiato una bici, un e-bike, un monopattino elettrico, quello che volete, ma è assolutamente una gita da fare perché è molto bella e vi riuscite a godere benissimo il paesaggio e vedere un attimo come è organizzata la costa di Los Angeles. E in più vedete un sacco anche quanto la gente è dinamica e attiva. Nello stato della California sono rimasto stupito per via del fatto che viene sempre data priorità alle biciclette e quindi esistono delle bike line ovunque, persino anche nelle strade che portano al deserto, addirittura quelle che portano alla Death Valley. Qui siamo a Venice Beach, questa è la Muscle Beach e la stanno rifacendo tutta nuova in spiaggia per tutti i culturisti che si vogliono allenare. E questo praticamente è il negozio di integratori di nutrizione della Muscle Beach. E qui abbiamo tutti i frullati proteici o tutti i prodotti che si possono trovare. Alcuni di voi mi hanno chiesto i costi del mio viaggio. Ora, non è il mio mestiere, vi posso dire per esperienza che cosa ho fatto io. Dunque, i costi maggiori di un viaggio del genere che cosa sono? Sono il volo aereo, il noleggio dell'auto, gli alberghi e il mangiare. Per quanto riguarda in linea di massima l'aereo e anche l'auto, prima si prenota e meglio è. Dall'altra parte dipende anche molto il periodo. Certamente fare un viaggio di questo tipo maggio-giugno è diverso rispetto a farlo nel periodo di agosto. Per l'aereo, quindi a seconda di quando si prenota, del giorno della settimana nel quale si prenota, ma anche del periodo e quanto tempo prima, sicuramente i costi sono variabili. Per quanto riguarda l'auto, anche questo, se la prenotate prima è meglio, dipende anche dalle dimensioni dell'auto, dipende anche dal tipo di assicurazione che scegliete per l'auto. Per quanto riguarda invece il viaggio in sé per sé, cioè il visitare luoghi e parchi, vi consiglio di fare la tessera annuale dei parchi nazionali, che vi dà la possibilità con 80 euro di riuscire a visitare tutti i parchi per tutte le volte che volete, solo quelli nazionali, perché quelli legati agli indiani non possono essere visitati, devono essere pagati lì per lì sul posto e hanno un ingresso a parte, oppure anche lì in quel caso a volte chiedono una prenotazione anticipata perché hanno molte richieste. Per gli alberghi anche lì si può prenotare prima con il diritto di cancellazione gratuita fino a 24 ore prima e i prezzi sono veramente variabili. Una forbice per uno standard decente italiano può andare da 70-80 dollari per un motel fino ad arrivare anche a 200 dollari per una sistemazione alberghiera medio buona, per gli standard diciamo italiani ai quali noi siamo abituati. Per il mangiare anche qui subisce un po' di variazioni a seconda del periodo dell'anno nel quale venite, però certamente non sono dell'idea che per mangiare anche bene si debba spendere per forza tantissimo, soprattutto con le strategie nutrizionali che vi ho insegnato nel mio video delle strategie. Se uno ha una buona coscienza alimentare, se uno segue anche le indicazioni che ho dato nel mio video delle strategie per non ingrassare in America, certamente posso anche darvi qualche consiglio per risparmiare qualche dollaro, per via del fatto che si punta su due pasti principali che possono essere la colazione e la cena e in mezzo si possono utilizzare prodotti pronti che da una parte possono farti risparmiare un po' di dollari
perché presi al supermercato, e dall'altra parte anche mantenerti in linea e rimanere appunto magro. Quindi realmente il budget dipende molto da tante variabili e io non sono sicuramente un tecnico per potervi aiutare. Vi posso dire quello che io semplicemente ho fatto, e se vi attrezzate per tempo e scegliete il periodo giusto e usate le mie strategie nutrizionali, secondo me potete risparmiare qualche dollaro. Ormai siamo alla fine del mio viaggio. Rispetto ad altri viaggi fatti anche qui in America, devo dire che questa parte di America che ho visitato mi ha lasciato frastornato e sopraffatto dalla forza, dalla potenza, ma soprattutto dalla bellezza della natura. L'uomo è in grado di costruire grandi cose, ma non riuscirà mai ad eguagliare le emozioni che questo tipo di paesaggi hanno generato dentro di me. Il vedere ogni giorno qualcosa che supera le tue aspettative di maestosità e di bellezza ti porta a un overload di immagini e di emozioni che ti lascia senza parole. Allora ragazzi, a fine viaggio un po' di numeri. Ho percorso 3.161,3 miglia, come avete visto. Equivale in chilometri 5.087,6 chilometri. Se consideriamo che più o meno alcuni giorni non abbiamo utilizzato la macchina perché siamo stati fermi a San Francisco, siamo stati fermi a Los Angeles, più o meno abbiamo fatto una media di 450 km al giorno. Se prendiamo come riferimento uno dei comuni più a sud d'Italia, che è Porto Palo di Capo Passero, e prendiamo un comune a nord dell'Italia, che potrebbe essere Predoi, la distanza tra questi è 1630 km. Significherebbe che io ho percorso l'Italia da nord a sud per più di 3 volte. Tornerò a occuparmi di glicemia e non solo. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici e seguimi sui miei canali. Ciao dal mio viaggio americano.